Dopo 9 giorni di proteste, il governo turco propone un compromesso. Nel parco Gezi verrà costruito un museo anziché un centro commerciale, ma il governatore di Istanbul e i vertici della polizia che hanno represso le proteste rimarranno al loro posto e non ci saranno elezioni anticipate. Questo quadro non soddisfa i dimostranti, che chiedono ormai le dimissioni di Tayyip Erdogan. E nonostante l'appello del premier per la fine immediata delle manifestazioni, decine di migliaia di persone sono tornate a scendere in piazza sabato. Tra loro gruppi di tifosi delle 3 squadre di calcio di Istanbul, insolitamente uniti. Ad Ankara, invece, artisti e lavoratori dello spettacolo hanno protestato contro la prevista chiusura di organizzazioni culturali. Le critiche della società civile laica al governo riguardano anche le restrizioni sulla vendita di alcolici e i commenti di Erdogan su come le donne dovrebbero vestirsi e sul fatto che dovrebbero avere almeno 3 figli, osservazioni contro le quali a Istanbul hanno fatto sentire la loro voce anche i gruppi femministi.